ben ritrovati ad una giornata particolare. Occorre necessariamente ridefinire gli ambiti e le aree sulle quali avviare un percorso unitario di progettazione e programmazione che tenga insieme e valorizzi tutte le peculiarità e particolarità esistenti, che elimini punti di debolezza e sviluppi punti di forza attualmente esistenti con l'obiettivo di migliorare l'offerta formativa, i servizi sanitari, la mobilità e l'occupazione. Ho fatto questo preambolo per presentarvi Ennio Mastrangeli, ex sindaco di Raiano, oggi segretario della Lega SPI CGIL. È un Buonasera, piacere buonasera. rivederla. Un preambolo che vuole riaprire un tavolo in merito alla notizia relativa all'approvazione del preliminare di strategia dell'area interna Gran Sasso Valle Subequana. Ha preso la parola qualche giorno fa, riportando i punti di questo, voglio dire, di questo discorso che era in stand-by e oggi tornato in auge. Una tematica importante, quella delle aree interne e le scelte effettuate a livello regionale. Può riassumerci che cosa è successo fino ad oggi? Beh sì, molto volentieri, ringrazio anche dell'ospitalità. Io cerco di intervenire ogni qualvolta accade qualcosa in questo territorio, perché noto che ci accorgiamo sempre dopo che qualcuno fa una scelta e non ci tiene in considerazione. E quindi prendo sempre, colgo l'occasione per esprimere delle valutazioni. E in questa vicenda sulle aree interne, però penso che sarebbe opportuno fare un riepilogo del contesto, anche delle premesse storiche o dei fatti che sono accaduti in questi anni in questa valle, per cercare di capire di come siamo un po', non dico dimenticati, ma di come non riusciamo a svolgere noi un ruolo propositivo, ma come anche i livelli regionali e nazionali non ci tengano abbastanza in considerazione. Io parto sempre da un elemento e da un fatto molto importante, il protocollo d'intesa del 2008, un protocollo risultato di una grande vertenza locale delle istituzioni del sindacato, firmato presso il Ministero dello Sviluppo Economico, che prevedeva la possibilità, no la possibilità, c'è un impegno ben preciso di stipulare un accordo programma quadro che individuasse delle linee di intervento in favore delle attività industriali ed economiche della Valle Peligna, con delle scadenze ben precise, protocollo che è morto immediatamente, senza che nessuno se ne occupasse più. Quindi un elemento già negativo in partenza che poteva rappresentare anche un elemento di svolta in questa valle. Successivamente la Giunta Chiodi nel 2011 adottò una delibera che partendo da quel protocollo d'intesa chiedeva al Ministero dello Sviluppo Economico di riconoscere la Valle Peligna come area di crisi complessa. Nella stessa giornata adottò una analoga delibera per la provincia di Teramo, per la Val Vibrata. Bene, risultato zero per la Valle Peligna, risultato per la Val Vibrata, accordo di programma quadro nel 2017 con ben 15 milioni messi a disposizione delle aziende e delle imprese di quell'area che fecero domanda attraverso un bando. Quindi altro elemento negativo. 2014 si ridisegnano i territori per i benefici dell'87.3C, primo atto della Giunta d'Alfonso, il territorio peligno tolto quasi interamente, escluso sul Mona, a favore dell'area chietina. Scusi se la disturbo, e tra l'altro il nostro territorio è quello che ad Horas registra il livello più alto di disoccupazione. Certo, partendo sempre da questi dati che sono stati sempre sottolineati negli atti deliberativi regionali, cioè non abbiamo tempo per poter esaminare gli atti che io ho a disposizione, però partiamo sempre da una situazione occupazionale critica, da una tendenza demografica in continuo rallentamento, da un continuo invecchiamento della popolazione residente in questo territorio, quindi un impoverimento che va ormai avanti da anni. Quindi zero investimenti per la Valle Peligna. Ripeto, 87.3C, nulla per la Valle Peligna escluso sul Mona, a favore di aree del nostro territorio regionale come quelle del Chietino, perché quella superficie fu tolta a noi e fu assegnata nel Chietino. Altro elemento di crisi. Arriviamo alle aree interne. Ora, le aree interne, per capire anche di che cosa parliamo, sono il risultato, le politiche per l'area interna, la strategia nazionale per le aree interne, è il risultato di una, diciamo,
discussione che va avanti da anni, fino ad arrivare appunto all'approvazione di un documento nazionale che è parte integrante dell'accordo di partenariato siglato tra l'Italia e l'Europa nel 2014 per la programmazione dei fondi europei 2014-2020. È l'unico allegato che c'è in quell'accordo proprio per le specificità delle cosiddette aree interne, le aree fragili, la montagna, che sono quelle aree nel territorio nazionale che in questi ultimi anni hanno subito uno spopolamento, un abbandono, una mancata manutenzione, un abbandono del sistema sanitario, del sistema scolastico, dei trasporti. Quindi si è deciso di effettuare un intervento specifico verso queste aree, destinando risorse con le leggi di stabilità e anche con i fondi europei per il sociale, per lo sviluppo regionale e anche per l'agricoltura. Nel 2014 si è avviato il processo di selezione delle aree interne. Noi all'inizio eravamo come Sulmona Polo perché avevamo un ospedale di primo livello. Hanno tolto nel ridisegno del sistema sanitario l'ospedale di primo livello e siamo diventati area interna. Quindi da una parte abbiamo perso in termini di qualità del servizio sanitario, ma dall'altra potevamo rientrare in un discorso di riconsiderazione per quel che riguarda l'individuazione delle aree interne. Ci sono state diverse riunioni a livello regionale, 2013, 2014, fino al 2015, perché la scadenza per la individuazione delle aree, massimo 4 aree in ogni regione, era per l'aprile 2015. La giunta regionale, a valle di un percorso di confronto anche con il Comitato Nazionale per le aree interne, arrivò a decidere 4 aree per l'Abruzzo: la Valle Subequana Gran Sasso, la Valfino Vestina, il Basso Sangro Trigno e la Valle del Giovengo. 4 aree. Io non so se in quel periodo siamo stati coinvolti, se qualcuno è intervenuto in quella vicenda, se qualcuno ha fatto anche presente le nostre necessità. Fatto è che noi in quella vicenda non siamo stati assolutamente considerati, o almeno non siamo stati presi in considerazione. Io voglio dire, non mi permetterei mai di entrare nel merito delle scelte o di altri territori. Però siccome questa strategia è una strategia basata su numeri e su fatti certi, qualche perplessità sulla scelta della Valle del Giovengo io l'avrei. Perché se andiamo a vedere quell'area, io ho anche le cartine, le possiamo anche esaminare, è stato inserito un comune Pescina che è un'area di cintura. Guarda caso Pescina, ricordiamo tutti qual era il rappresentante politico di Pescina dentro la giunta regionale d'Alfonso, e con un unico comune cosiddetto periferico, perché nella classificazione delle aree interne c'è un parametro di distanza delle realtà rispetto ai poli, cioè quelle che hanno un ospedale di primo livello, le scuole di tutti i gradi e anche le stazioni di Posilver. Quindi questa è la classificazione. Entro 20 minuti si è area di cintura, da 20 a 40 si è area intermedia. Insomma, da 40 ci sono dei parametri. Quindi in quell'area c'è soltanto un comune periferico, gli altri sono tutti intermedi come noi, con un comune di cintura che è Pescina. Mi viene il dubbio che forse quella scelta ha avuto più motivazioni politiche per la forza politica del territorio che per un ragionamento fondato. Quanto mentre noi invece abbiamo analoghi comuni intermedi con 5-6 comuni periferici, Scanno, Pettorano, Campo di Giove, Pacentro, eccetera. Realtà dove effettivamente i problemi di mobilità sono seri, voglio dire, non sono paragonabili, con una tendenza demografica grave. E questo mi ha indotto a dire, ragazzi, qui bisogna ragionare, bisogna fare in modo che si intervenga e ci si prepari anche per il prossimo futuro, perché in queste aree andranno circa 9 milioni e passa di euro tra fondi nazionali, certo, e fondi europei per i prossimi anni, per investimenti, per ragionamenti, per migliorare il benessere e la qualità della vita delle persone, ma non sono soltanto 9 milioni messi lì per caso, ma che hanno delle finalità ben precise, con una metodologia di spesa e di verifica molto cogente rispetto a quello che è avvenuto in passato. Quindi noi non possiamo perdere sempre un treno rispetto alle programmazioni nazionali, dobbiamo cominciare a prepararci, perché nel 2020 scade l'attuale programmazione, se ne aprirà un'altra per il 2021
è 2027, noi non possiamo arrivare impreparati. E qui sorge il problema di una realtà che non riesce ad associarsi, che non riesce a lavorare in sinergia, che non crea occasioni di incontro e di elaborazione per potersi sedere a un tavolo per dire ci siamo anche noi. Ha toccato proprio un argomento importante. Il primo è quello del peso politico, che molto probabilmente è mancato a questo territorio proprio a livello regionale, ma soprattutto la collaborazione. Se ne parla da anni, lei più di me ha fatto il sindaco, ha vissuto dei periodi negativi per questo territorio. Abbiamo trascorso gran parte delle giornate per le vertenze occupazionali su questo territorio. Abbiamo perso gran parte delle industrie che grazie a quell'87.3C arrivarono in Abruzzo, nel centro Abruzzo, per prendere incentivi, aprire queste aziende, quindi occupare, e dopo svariati anni hanno abbandonato, visto che gli incentivi non c'erano più. Che cosa manca a questo territorio per collaborare? Perché non si collabora? Guarda, io sia quando facevo il sindaco che anche dopo ho fatto 10.000 interventi su questa tematica e anche negli incontri con i colleghi in passato mi sono sempre battuto affinché si sviluppasse una logica di collaborazione, ma non una collaborazione saltuaria, occasionale, ma una collaborazione che avesse delle fondamenta e delle strutturazioni normative che durassero nel tempo. Purtroppo in quest'area, a mio avviso, c'è una classe dirigente che non è all'altezza, non voglio essere, voglio dire, non voglio esprimere giudizi, ma voglio dire, guardo oggettivamente la realtà, analizzo anche adesso da analizziamo i fatti. Analizzo i fatti anche adesso da spettatore esterno, perché non appartengo a nessun partito, sono fuori dai giochi politici, quindi voglio dire, ragiono da cittadini di questa valle, in base anche all'esperienza avuta in passato. Manca una visione strategica delle classi dirigenti di questo territorio. C'è un marcato senso dell'appartenenza municipalistica, c'è l'assenza di un sindaco leader in questo territorio che negli anni passati e anche attualmente riesca a cogliere le occasioni e a far svolgere a questo territorio, anche la città di Sulmona, un ruolo di città vera, territorio. Ed è una tendenza che io noto, si sta accentuando, perché oltre a questa carenza progettuale, a questi campanilismi assurdi, vedo che le cariche istituzionali oggi sono più portate a una polemica politica, si sentono più rappresentanti di una parte politica che rappresentanti istituzionali di tutti i cittadini. Io ho una mia visione delle cose. Quando si diventa sindaco di un paese, di una città, si diventa sindaco di tutti. La politica la fanno i partiti di appartenenza, o un ruolo politico la devono svolgere coloro che sono deputati a farlo, che sono i partiti. Oggi invece noto che anche i ruoli istituzionali spesso si fanno prendere da una logica politica. E questo non ci aiuta perché nascono le gelosie, le contrapposizioni, le logiche di bottega, le logiche di appartenenza che impediscono una visione di carattere generale. Io nell'attività di sindaco sono onorato di aver aperto un percorso di collaborazione, sono orgoglioso di aver aperto un percorso di collaborazione con i sindaci, visto che non si riusciva a fare un discorso di carattere più ampio, con i sindaci di Corfinio, Vittorrito, Rocca Casale, Prezza, e costituimmo un'associazione Terre dei Peligni, che è la prima esperienza associativa vera fatta in questo territorio, che ha prodotto anche poi un risultato che è quello dell'unione dei comuni, anche se ho letto che negli ultimi mesi qualcuno è uscito e non capisco perché da questa unione. Ma l'associazione non aveva soltanto il compito importante di gestire dei servizi, polizia municipale, ufficio tecnico, la ragioneria, le anagrafe, perché purtroppo le risorse sono sempre più scarse per i comuni, il personale è sempre più ridotto e le spese crescono e quindi bisogna ottimizzare, sintetizzare, aggregare, ma aveva anche una logica di progettare lo sviluppo e noi realizzammo, e ce l'ho qui, un piano strategico intercomunale per i nostri comuni che è l'unico elemento di elaborazione strategica, chiaramente insufficiente, fatta alcuni anni fa, con l'aiuto di un gruppo di tecnici, con un workshop anche con studenti, con un master internazionale. Però elaborammo una visione strategica per quella parte del territorio, con un pacco progettuale da poter utilizzare nelle occasioni di finanziamento, tant'è vero che presero anche 1 milione di euro, dopo che io ho finito di fare il sindaco,
per un intervento nei comuni che ne facciano parte. Questo per dire che noi abbiamo bisogno di una visione strategica. Noi non possiamo sempre delegare ad altri, noi abbiamo una responsabilità in questo territorio di costruire una visione, un piano regolatore generale di sviluppo di questo territorio che metta insieme le potenzialità, le caratteristiche, le bellezze naturali, le realtà industriali, artigianali, agricole. Noi abbiamo un patrimonio, un capitale territoriale enorme. Non riusciamo però a mettere sul tavolo regionale e nazionale una ipotesi strategica di sviluppo integrata che faccia capire agli altri che non hanno interesse ad aiutarci, alle aree più forti di questa realtà regionale che sono le aree della costa e a coloro i quali hanno rappresentanti regionali, che qui c'è da fare un intervento serio. Per questo io insisto sull'associazionismo, che è un elemento molto importante che va percorso fino in fondo. Come ha parlato lei di condizionalità, l'elemento, la condicio sine qua non di tutto l'intervento. Si parla sempre dell'Abruzzo, si parla sempre di Abruzzo come una regione, come ha detto lei, molto forte che non si sa vendere. Questo lo sappiamo, la regione Abruzzo viene conosciuta soltanto se ci si invita a passare, altrimenti è una regione che viene saltata. In base anche alle mete, no? In Abruzzo non ci si ferma quasi nessuno, soltanto se ci sono gli amici. Una volta che ci si arriva, però, si scoprono le bellezze. Abbiamo dal centro Abruzzo 20 minuti l'impianto sciistico più grande del centro-sud Certo, Italia, a certo. 40 minuti il mare con una costa meravigliosa, tre parchi nazionali, una terra rigogliosa. C'è stato qualcosa in cui si è riuscito e si è riuscito bene? Ma guarda, in passato l'esperienza positiva è stata quella dei patti territoriali, sicuramente è stata l'esperienza migliore perché in qualche maniera legava quei finanziamenti e interventi infrastrutturali a servizio di attività imprenditoriali, attività imprese artigianali o attività turistiche, nel senso che il beneficio economico era legato o a interventi in essere già esistenti oppure da costruire, quindi c'era un legame tra il dare e anche poi lo sviluppare una sinergia, un ritorno economico. Poi sono stati i PIT, i PAT, eccetera, voglio dire anche altri interventi dove i comuni hanno potuto lavorare insieme. Però questi meccanismi sono ormai a livello nazionale considerati superati perché rispetto anche agli investimenti fatti non c'è stato un ritorno, nel senso non hanno creato valore, non ha creato occupazione. Spesso le risorse sono state divise dai comuni non in base a una visione strategica integrata, ma in base anche a volte a esigenze particolari. Spesso con i fondi comunitari o regionali sono fatti interventi nei comuni in base alle proprie esigenze o perché le risorse comunali non erano sufficienti, quindi o i marciapiedi o qualche piazzola o qualche situazione che poi voglio dire è stato utile per il comune perché comunque ha creato un miglioramento voglio dire, infrastrutturale di arredo urbano, però non ha creato quel meccanismo di sviluppo che poi è il senso e il significato dei finanziamenti. La programmazione per le aree interne ha una filosofia completamente diversa. O voglio dire, ci adeguiamo a questa filosofia e ci attrezziamo per partecipare a questa filosofia, altrimenti rimaniamo indietro. Possiamo prendere degli spiccioli, potremmo prendere qualche risorsa per quel che la regione destina per il sociale, per lo sviluppo regionale, però poi non riusciamo ad andare oltre. Per cui, ecco, una riflessione va fatta e su questo bisogna andare avanti. Mi correggo, ho avuto un lapsus, i parchi nazionali sono quattro, li ricordiamo tutti e non tre, il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, il Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga, il Parco Nazionale della Maiella e il Parco Sirente Velino. Abbiamo parlato di rimanere indietro, come ha detto prima lei, in un territorio in cui vivono soltanto anziani, perdiamo le grandi menti di questo territorio, l'abbiamo detto, tutti ormai sono costretti a lasciare questo territorio per cercare lavoro fuori, visto l'alto livello di disoccupazione che tocca quasi il 30%, almeno dalle ultime statistiche e dagli ultimi anni. Qual è l'urgenza di questo momento? Guardi, l'urgenza di questo momento sicuramente in questo territorio è migliorare il sistema sanitario, migliorare l'assistenza agli anziani, migliorare l'intervento per l'infanzia, migliorare il sistema dell'istruzione. Noi non possiamo
abbandonare e la mobilità. Sono aspetti essenziali che lo stesso piano per le aree interne li considera diritti di cittadinanza. Un territorio che non ha queste caratteristiche non ha appunto diritti di cittadinanza di qualità, ma non è né attrattivo né competitivo verso l'esterno. Quindi sono aspetti che noi dobbiamo risolvere. Allora, come possiamo procedere? Qual è l'urgenza anche istituzionale che secondo me andrebbe messa in atto? Qui non esiste più a livello regionale un quadro di programmazione certa per il territorio. Questa è la mia opinione. Perché? Non abbiamo più un piano territoriale di coordinamento provinciale. L'ultimo che abbiamo risale alla presidenza Susi. Si era tentato nella passata amministrazione del Corvo di riaggiornarlo, ma non è stato aggiornato. Dopo il terremoto sono state emanate le linee strategiche di sviluppo, suddividendo l'area del cratere in 8 ambiti che si confonde e si intreccia con queste nuove aree sperimentali per le aree interne. Non abbiamo più un piano di sviluppo della comunità montana perché sono state smantellate le comunità montane. Non abbiamo appunto più un quadro omogeneo di programmazione nei territori. Qui bisogna ripristinare un quadro omogeneo entro i quali collocare le aree e verso le quali elaborare delle linee di indirizzo e di sviluppo. Io non so quale può essere la soluzione. Alcuni propongono, io sono fondamentalmente d'accordo, di costituire le cosiddette aree funzionali, che è una suddivisione del territorio regionale in 8 aree, analogamente a quello che era il quadro di riferimento regionale di anni fa, nel senso che suddivide il territorio regionale in aree omogenee, per noi c'è la proposta per la Valle Peligna e l'Alto Sangro, poi c'è la Marsica, l'Aquilano, il Teramano, il Chieti Pescara e l'Angianovasto, che sono delle aree dove si può elaborare un ragionamento di sviluppo, un ragionamento, voglio dire, di intervento per quelle che sono le peculiarità, perché il territorio regionale, per tante ragioni, orografiche, territoriali, storiche, sociali, economiche, ha delle caratteristiche proprie in ogni area. Non può esserci una visione generale, ci deve essere una visione area per area. E su questo bisogna lavorare. Credo che l'urgenza maggiore anche da parte della Giunta regionale nuova è ragionare e discutere su questo aspetto, elaborare un nuovo sistema di sviluppo, altrimenti anche noi non andremo avanti. Però detto questo e premesso questo, io continuo a dire che a prescindere dalle scelte che si faranno nel prossimo futuro sulle nuove aree interne, perché questa volta hanno selezionato 72 aree interne per tutto il territorio nazionale, nella prossima programmazione ne selezioneranno altre, a prescindere da quello che farà la Giunta regionale sulle aree funzionali, le aree omogenee, eccetera, noi abbiamo comunque l'esigenza da subito di lavorare insieme, di sederci intorno a un tavolo e di elaborare un ragionamento progettuale. E di farlo con la stessa filosofia che oggi si utilizza per le aree interne. Ci sono strumenti, ci sono indicazioni, ci sono format che noi potremmo utilizzare, non dobbiamo inventarci nulla, ci sono meccanismi, solo dobbiamo formalizzare questa associazione dei comuni. E io credo che il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione ci darebbe una mano in questo senso, perché c'è tutta l'intenzione a livello nazionale di favorire che i comuni si associno, gestiscono insieme alcune funzioni essenziali e progettino lo sviluppo in maniera autonoma, sentendo i soggetti locali, i portatori di interesse, le organizzazioni, c'è il Formez, cioè l'importante è che i comuni decidano una volta per sempre, in base alle leggi attuali, di fare una convenzione, un'associazione per lo sviluppo, un'unione dei comuni. Abbiamo 1.000 forme per stare insieme, formalizzandole per poter dare luogo a un'elaborazione, io lo dico da anni, però purtroppo personalmente più di questo non posso fare. Posso rivolgere un appello Ecco. a chi ci governa di lavorare in questo senso. Certo, come sindacato, come SPI-CGIL, ci siamo prefissi l'obiettivo di dare una mano. Credo che nei prossimi mesi realizzeremo un'iniziativa specifica dove queste cose le concretizzeremo con delle proposte specifiche, proprio operative, che vogliono soltanto essere un contributo a questo territorio a riprendere in mano il proprio destino. Cioè il futuro è nelle nostre mani, se non lo prendiamo noi, altri non ce lo daranno perché altri hanno altri interessi, io lo vedo già anche in questa mia nuova esperienza. E
In giro ci sono ancora pulsioni territoriali, pulsioni campanilistiche. Qui i consiglieri regionali si sentono consiglieri di collegio, i deputati sono deputati di collegio. Non c'è più una visione strategica complessiva. Noi abbiamo una debolezza politica, sociale, economica, quindi rischiamo di stare indietro se non uniamo le forze. Ecco, l'appello sacrosanto, ma anche parlando di aree funzionali, anche fare un passo indietro con un mea culpa generale in politica, perché si può sbagliare, si possono prendere delle decisioni che magari in quel momento sembravano giuste anche con l'evoluzione dei tempi, ma se le cose non funzionano, si può ripristinare ciò che prima funzionava un po' meglio, giusto? Certo che si può ripristinare, certo. Noi abbiamo l'obbligo di ragionare. Se ci sono state esperienze positive nel passato, abbiamo il dovere di riprenderle. Non è che possiamo, voglio dire, rispetto al passato, avere un atteggiamento di demolizione, di, voglio dire, di difficoltà, come devo dire, di criticità in maniera assoluta. Cioè, nel passato ci sono esempi di programmazione serie che hanno anche prodotto dei risultati, possiamo riprenderli, chiaramente con le innovazioni attuali, con quelle che sono indicazioni anche a livello europeo, quelle che sono indicazioni a livello nazionale, perché cambiano i bisogni, cambia il mercato, cambia la competitività, quindi cambia un mondo che, voglio dire, si sta globalizzando e quindi c'è anche l'esigenza di aggiornare gli strumenti, però noi abbiamo necessità di avere dei punti di riferimento, oggi non li abbiamo. Oggi, se dovessimo dire la Valle Peligna, le aree interne, qual è l'ambito, qual è il territorio, qual è il soggetto che anche a livello provinciale e regionale sta elaborando una visione per questo? Non abbiamo nulla, abbiamo un disordine amministrativo, un disordine di programmazione enorme, l'ho detto prima, non c'è più uno Bisogna strumento. rifocalizzare gli obiettivi e mettersi insieme per andare avanti. Abbiamo sempre parlato che l'unione fa la forza, in questo territorio quando c'è stata unione qualcosa si otteneva ed è arrivato il momento di ricapovolgere la situazione. Io la ringrazio molto di aver accettato il nostro invito. Grazie a La voi, chiacchierata grazie a è voi. stata sana, abbiamo ripercorso pa gran parte di quello che rappresenta il nostro territorio. Un territorio che noi amiamo tanto, ci sono tante persone che amano questo territorio e come diceva Ennio Mastrangeli, basta fare campanilismi, basta fare prime donne o primi uomini, bisogna riportare questo territorio ad essere un territorio vivo, sano, perché le potenzialità non ci mancano, ci vuole soltanto un po' di forza in più, un po' di volontà, ma anche di decisioni, prendere decisioni, anche se queste decisioni dovessero essere sbagliate. Quindi la ringrazio, spero Grazie a voi, grazie a voi. che queste proposte, una volta messe nero su bianco, ce le voglia venire a presentare in modo da divulgare anche il lavoro che tanti volontari, che sindacati, associazioni, mettono sulla carta proprio per contribuire al bene di questo territorio che vogliamo salvaguardare tutti. La Grazie a voi, ringrazio. grazie a voi. A voi telespettatori lascio una buona serata e vi do appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci. Thank you.